arrivate? Siete arrivati bene? Allora, io mi chiamo Don Giorgio, diciamo Giorgio, e sono il vescovo di Foggia e vi saluto, mi fa molto piacere stare con voi oggi e cominciare insieme questi giorni di campo. Avete già ballato bene? Sì! Chi è che sa ballare bene? Ora poi vediamo, vi filmiamo e vi mandiamo com'è talent. Foggia's Got Talent. Vediamo un po'. Va bene, siamo molto contenti. Divertitevi a questi giorni. Ora vi presento una mia amica, si chiama Simona, è l'assessore ai servizi sociali del comune di Foggia. Una persona importante. Facciamogli un applauso. Don Giorgio non dovrebbe dire le bugie e invece le dice, ha detto che io sono importante, no, siete voi quelli importanti e noi per voi abbiamo organizzato con Don Giorgio, con Cadì, con tutti i ragazzi della Caritas, della Sant'Egidio, comunità di Sant'Egidio, abbiamo organizzato questi giorni di giochi per voi e siamo convinti che vi divertirete ogni giorno di più, perché ogni giorno di più vi conoscerete l'uno l'altro, conoscerete i ragazzi che vi conducono nelle attività. Quindi siamo felicissimi di avervi qua e buon divertimento a tutti. Ciao bambini. Ora ci sono un po' di amici che vengono addirittura da Roma. Possono alzare la mano? Guarda che simpatici. Facciamogli un applauso agli amici di Roma. Della comunità di Sant'Egidio di Roma. E poi vedete che ci hanno scritto G per P, giovani per la pace. Chi è che vuole la guerra? Nessuno, no? No. Ha voglia che vogliamo la pace. Allora divertitevi e facciamo dei bei giorni di pace. Ciao! Ciao! E andiamo con la musica. È del vescovo. Del vescovo, scusate. E questo è uno zainetto. Vai, fai il modello. Metti. Simone, vai, faccio un giro. Faccio una passerella per favore. Allora, stai vivendo adesso una settimana di giochi, scuola della pace, giochi senza frontiere. Mi vuoi dire qualcosa? Mi vuoi raccontare qualcosa? Qua è bellissimo, giochiamo con gli altri. Quindi ti giochiamo piace? Con gli amici.
Quindi ti piace stare qua? Sì. E vorresti rivivere di nuovo questa settimana? Sì. E cosa vuoi fare da grande, Ibadel? Qual è il tuo sogno? Non sai cosa vuoi fare da grande? Stai andando a scuola? Sì. Quindi ti stai impegnando tanto? Sì. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Daniel, quanti anni hai? 10. Dove abiti? A Pino. Daniel, allora mi vuoi raccontare qualcosa di questa esperienza? Sì. Qualcosa di bello che hai vissuto? Sì. Dimmi tutto, ti ascolto. Con gli amici, il bacio. Quindi ti piace la scuola della pace, Giochi sì. senza frontiere? Sì. E lo vorresti fare di nuovo? Sì. Sì? E stai facendo il bravo in questa settimana? Sì. Cosa hai imparato in questa settimana? Cosa ti hanno insegnato dalla scuola della pace? Quindi ti diverti, eh? Cosa vuoi fare da grande? Qual è il tuo sogno? Calcio? Quindi ti stai impegnando per diventare calciatore? Sì. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Anisia. Di dove sei, Anisia? Dove abiti? Allora, Anisia, questa settimana per te com'è stata? Bella. Ti stai divertendo? Sì. E sei contenta di aver partecipato? Ti piacerebbe farlo di nuovo? La scuola sì. della pace? Sì? Ok, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Giulia. Giulia, quanti anni hai? 9. Dove abiti? A Foggia. Giulia, mi vuoi raccontare della tua esperienza della scuola della pace, Giochi senza frontiere? È stato bellissimo, mi sono trovata bene e lo rifarei. Lo rifaresti? Ti è piaciuto stare con altri bambini? Sì. Hai fatto amicizia con qualche bambino? Sì. Con chi? Con Alicia e Anna. E quindi è stata per te un'esperienza bella? Sì. E lo consigli ancora ai tuoi amici? Sì, sì. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Mi chiamo Anna. Anna, quanti anni hai? Ho 10 anni. Allora, mi vuoi parlare della tua esperienza della scuola della pace? In scuola della pace mi piace molto e lo voglio rifare. Quindi ti è piaciuto, hai imparato qualcosa di bello? Sì. Ti è piaciuto stare con gli altri? Sì. E cosa hai imparato? Di fare amicizia con tutti. Con tutti. Brava. E qual è il tuo sogno? Da grande cosa vuoi fare? Da grande vorrei fare la veterinaria. La veterinaria? Perché? Perché mi piacciono moltissimo gli animali. Grazie. Come ti chiami? Aurora. Aurora, quanti anni hai? 10. Dove abiti? Qua a Foggia per il Nord. In Arpinoro. Aurora, mi vuoi raccontare la tua esperienza questa settimana? Io mi sono trovata benissimo, ci vorrei ritornare tante volte, mi è piaciuto molto. Cosa ti è piaciuto di più? Giocare con i bambini, ballare, tutto. Tutto? Sì. Mi vuoi dire qual è il tuo sogno? Il mio grande sogno è diventare una pittrice. Una? Pittrice. Una pittrice? Quindi ti piace disegnare? Sì. Sì? Grazie, Aurora. Buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? Laura. Laura, quanti anni hai? 12. Dove abiti? Ad Arpinova, c'è il campo. Sì, il campo ad Arpinova. Laura, mi puoi raccontare la tua esperienza questa settimana? È stato bellissimo, cioè io spero di incontrarli tutti al più presto, di fare tutti di nuovo questi giorni insieme, passare di nuovo delle settimane bellissime. Quindi vorresti rifarlo di nuovo? Sì. Perché che cosa conservi dentro di te di questa esperienza? Tutto quello che abbiamo fatto insieme. Cosa hai imparato di positivo? Che bisogna tutti portare rispetto, essere gentili con tutti, e tutte altre cose bellissime. Quindi vivere nella pace? Sì. Perché è importante. Qual è il tuo sogno? Cosa vuoi fare da grande? Diventare dottoressa, che ho seguito il consiglio di nonno. Cosa ti diceva tuo nonno? Qual è il consiglio di nonno? Che se divento dottoressa da grande posso aiutare tante persone che stanno per perdere la vita. Quindi cioè, possiamo farli incominciare di nuovo da zero. Okay. E cosa consigli ai ragazzi della tua età? Di andare avanti con il loro sogno. Di non mollare mai.
e piselli, patatine e cotolette. Sì, no, di pesce. Di pesce, vero? Ah, cotoletta di pesce. Buono, il pesce fa bene. Scusa, fa caldo. Fa caldo, vero? Un po' di pesce. C'era un'altra volta sta cosa? Sì, 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 sì. E ora si va a casa? Sì. O no? Sì. Oh. Sì. Dove sta? E ora sta bene a casa. Va bene? Vi siete divertiti sta settimana? Sì. Sì. Senza di me. Però a settembre io ci sono, eh? Organizziamo qualcosa, va bene? Sì, sì, quando ricomincia la scuola, no? Facciamo un dopo scuola. Ci venite? Sì! Ci vieni? Allora lo faccio. Però gli amici di Roma non ci sono. No! Ci sono. Quindi, là che andiamo a trovarli a Roma. Marco sono da Roma. Andiamo a Roma, no? C'è pure il giubileo l'anno prossimo. Ci sarà il giubileo dei bambini, vedrete? Vi verremo a trovare a Roma dal Papa, al giubileo dei bambini. Va bene, ora si va a casa, siete importanti, no? Ma io non vorrei manco andarmene. Lo so. C'hai ragione anche di te. Giorgio, i bambini hanno trovato una canzone per te. E allora sentiamola. Felici insomma di stare insieme, di avere la possibilità di fare, diciamo, un progetto nuovo, ovviamente per i poveri, per i piccoli, che sono anche la generazione futura. E noi siamo anche contenti da Foggia, ringraziando anche gli amici della comunità di Sant'Egidio che ci stanno regalando in questi giorni delle emozioni forti. E sono contenta anche per questa nuova iniziativa, perché io sono dell'idea che collaborare insieme, vivere delle cose insieme, cioè in sintonia ma anche in comunità, un cammino, ma non soltanto per noi che siamo magari gli educatori, ma per i bambini che hanno bisogno di persone come la comunità Sant'Egidio, come la Caritas di Foggia Bovino, per portare avanti dei sogni, perché in questi giorni molti bambini
hanno fatto uscire fuori quello che è veramente il sogno dell'infanzia, il sogno veramente di poter stare con i propri coetanei o non essere emarginati. Quindi sono contenta e anche, sono anche emozionata veramente per questa esperienza. Ringrazio anche Monsignor Ferretti che con sempre delle idee innovative e la sua voglia di fare con tanta energia che ci spinge e ci coinvolge sempre in queste iniziative nuove. Quindi grazie a tutti quanti, anche ai genitori che hanno portato i bambini, grazie. Lobina kosonga mabele o na kokoma putulu na mopepe.